Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, noi dobbiamo tornare a parlare un pochino di Inter, eh? Dobbiamo tornare a parlare un pochino di Inter. Quindi dobbiamo tornare a parlare un pochino di quella che è la situazione relativa all'Inter e a quello che rappresenta ovviamente l'Inter all'interno del circolo ovviamente calcistico. Allora, partiamo da un presupposto veramente molto 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 semplice, che secondo me può essere insomma orchestrato anche in maniera ordinata. L'Inter negli ultimi giorni ha avuto disastri, ha avuto un sacco di problemi che siano ovviamente derivati e che sono stati derivati, ovviamente che sono derivati anche in realtà al tempo attuale, al problema relativo al ripagamento e al rimborso del prestito che non hanno praticamente non hanno fatto nulla, perché sono stati immobili. Però io piano piano vi devo parlare di questa cosa, ma anche di altro. Prima di iniziare, tre cose semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche, che ovviamente è importantissima, perché io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, io vi ricordo, non vi arriva niente. Ragazzi, non avete nessun tipo di video, non potete guardarli perché praticamente non li vedete nemmeno. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, va bene? Allora, dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare. Perché dobbiamo parlare di tutto questo? Perché ovviamente si parla dell'Inter come società. Sapete, anni fa l'Inter ha chiesto una sorta di prestito per cercare di andare avanti. C'erano problemi economici abbastanza consistenti. L'Inter si è recata ovviamente da Oaktree, che è ovviamente questo importantissimo fondo che dona denaro a chi ne ha bisogno, o meglio lo presta, e da questo punto di vista, giustamente, questo Oaktree ha detto: sì, ok, io ti do i soldi, però tu li devi restituire. Cioè, arrivato a un certo punto della situazione, ricordati di restituire questo denaro. Peccato che l'Inter, ovviamente, proprio è arrivata la data di scadenza. L'Inter ha avuto ovviamente la comunicazione ufficiale da parte del fondo, che gli ha detto: guarda che è arrivata la data di scadenza, cosa fai? Perché tu mi devi dare ancora tutti i soldi, non li hai nemmeno iniziati a pagare. Cosa facciamo? Non abbiamo i soldi, questo fondo giustamente cosa ha fatto? La cosa che fanno tutte le persone, o comunque tutti i fondi a cui tu prendi i soldi e non li ridai, ti prendono quello che hai. Quindi effettivamente sono entrati in società e sono diventati, diciamo, coloro che detengono la maggior parte della società Inter. Io penso che questo sia abbastanza chiaro. Ora, la situazione è abbastanza particolare, perché comunque è una situazione abbastanza chiara. Io voglio darvi questa notizia sulla base del fatto che in Italia ovviamente non se ne parla, che all'estero se ne parla. Se voi aprite un giornale americano, un giornale inglese, un giornale di qualsiasi nazione, se ne parla. In Italia c'è questo discorso che è un pochino particolare, c'è un discorso un pochino legato a far capire che l'Inter è tutto a posto, che è tutto normale, che l'Inter è tranquilla, ed è un modo di fare tutto italiano che sinceramente parlando mi disgusta, perché io penso che la stampa comunque di riferimento debba essere comunque imparziale e quindi di conseguenza non si può andare a rappresentare questo. Ora, il discorso è molto semplice: tu devi questi soldi, no? Questo è un pagamento che non sono 100 milioni, eh? L'importo del prestito non è di 100 milioni di euro. Io lo so che negli ultimi giorni ci sono state tante discussioni sulla cifra, però diciamo che la cifra è superiore al mezzo miliardo, ok? Con interessi inclusi. Quindi, se non è mezzo miliardo, è poco meno di mezzo miliardo. Quindi attenzione a quello che leggete, perché qualcuno scrive 200, qualcuno scrive questo. La cifra, se tu calcoli gli interessi, che comunque ragazzi sono maturati nel tempo e quindi sono stati anche abbastanza alti, solo per il debito nei confronti di Oaktree, quindi solo nei confronti del fondo, il debito raggiunge circa mezzo miliardo di euro. Mezzo. Se non è mezzo miliardo, ripeto, è una cifra leggermente inferiore, ma comunque siamo su quelle cifre lì, che non è poco, eh? Che non è assolutamente poco, perché già 100 milioni di euro di debiti già è importante, devi fare sicuramente una strategia economica per rimborsarlo. Figuriamoci rimborsare mezzo miliardo, da questo punto di vista, secondo me
non lo puoi fare. Quindi, da questo punto di vista, è molto normale. E allora, di che cosa si sta parlando? Si sta parlando di un Inter che ha problemi, di un Inter che deve rimborsare questo prestito, deve trovare un modo. Perché non, giustamente Oaktree non può nemmeno aspettare 20 anni che l'Inter fattura in generale. Io ho sempre detto che l'ingresso di Oaktree all'interno dell'Inter avrebbe rappresentato un problema economico per l'Inter, perché Oaktree non viene per spendere. Cioè, tanta gente crede che l'Inter sia presa da Oaktree perché Oaktree vuole spendere. Cioè, ragazzi miei. Veramente io sono allibito. Cioè, sono allibito. Un fondo che acquista la società vuole spendere. Dice, io ho acquistato la mia società, sono riuscito a comprare. Un fondo che invece vuole, diciamo, vuole entrare in società perché vuole prendersi i soldi, non è un fondo che vuole spendere, è un fondo che se vuole prendere i soldi, che è diverso, vuol dire che tutto quello che tu guadagnerai lo dovrai consegnare. E qui ancora non si è capito, perché non si è capito. Ma la cosa drammatica, la cosa veramente drammatica di tutto questo è un'altra, che non riguarda Zhang, perché Zhang giustamente ormai, arrivederci, Zhang è andato via, quindi non è questo quello che riguarda ovviamente Zhang. Il problema principale di tutto questo non è Zhang che è andato via, perché adesso molta gente mi ha detto: ma Zhang è ancora responsabile? Zhang è responsabile per i debiti personali, cioè per i propri debiti che Zhang ha fatto per lui stesso. Io ti sto a parlare di Inter, cioè sono due cose diverse. Debiti di Zhang e debiti di Inter sono diversi. I debiti di Zhang se la vede lui come li deve pagare. L'Inter non c'entra niente in questo momento, c'entra nei debiti che ha fatto dopo l'Inter. E quindi sono situazioni un pochino delicate, francamente, che sono particolari, ok, ragazzi? Quindi è una situazione un po' particolare. Io mi meraviglio un po' dell'Inter da questo punto di vista. E pare, e questa è una voce, insomma, abbastanza particolare, perché comunque è una voce abbastanza particolare, che ci sia stato un piccolo problema negli ultimi giorni. E voi mi direte, Matt, ma che problema ci deve stare? Che problema c'è fondamentalmente? Oltre a quelli che già ci sono, perché c'è l'Inter che sta in ginocchio praticamente, che problemi ci sono? Voi direte, può mai, ci possono stare altri problemi? Possono esserci altri problemi? La risposta, ovvio, perché i problemi, cioè nel senso ci possono stare altri problemi, perché parte tutto da quel pagamento che tu non hai fatto. Parte tutto da quel pagamento che tu non hai fatto. Quindi, io mi meraviglio del fatto che l'Inter sia così ingenua. Il fondo Oaktree ha chiesto il pagamento in, ragazzi, tre tranche. Tre tranche cosa vuol dire? Cos'è una tranche? È un termine francese, no? Tranche sono i pezzi, no? Diciamo, si intende nel linguaggio comune una parte di qualcosa, no? Una tranche, cioè un periodo di tempo, ecco, un lasso temporale in questo caso. Quindi sono tre tranche totali in cui Oaktree ha dato la scadenza all'Inter. Tre tranche, cioè tu devi pagare il tuo debito in tre tranche, che ora non c'è dato sapere se sono tre tranche intese come 3 anni o tre tranche intese internamente, cioè non in 3 anni, ma tre tranche che io divido in, per esempio, un anno, no? Quindi faccio tre tranche in un anno, sapete, fai, dividi il numero dei mesi e hai le tranche complessive. Ecco, io non è ancora stato scoperta, non è stata ancora scoperta questa cosa, però il fatto già che il fondo metta ansia addosso e dica tu devi pagare in tre tranche, perché se non paghi in tre tranche tu finisci male, devi pagare in tre tranche, devi pagare in tre tranche. Io da questo punto di vista già ritengo che sia grave questa cosa. Cioè, già ritengo che questa cosa qui sia già grave, perché vuol dire che, lo sapete perché si mettono le tranche nel pagamento quando si arrivano a questi punti qui con i fondi che devono ricevere i soldi? Lo sapete perché si arrivano a delle tranche di pagamento? Perché il fondo si rende conto che non riesce ad ottenere quello che ha. Quindi di conseguenza deve spendere i soldi, cioè meglio, deve guadagnare i soldi che l'Inter ovviamente guadagnerà per poi reinvestirli, e quindi chiede delle tranche.
Dice, guarda, ci dobbiamo muovere perché ho capito che tu i soldi non qui ci sono tanti imbrogli, io ti do tre tranche, dopodiché denuncio direttamente alle autorità. Quindi, attenzione a quello che fa l'Inter. Attenzione, attenzione, ribadisco, attenzione a quello che fa l'Inter. Questa è una cosa veramente molto importante. Quindi, mi raccomando, fatemi sapere un pochino nei commenti cosa pensate voi.